Che cosa significa fallire spiritualmente? La verità è una ed eterna. Realizza l'unione con essa nel tuo sé mortale, nel profondo del tuo essere. Il seguente commento è basato sugli insegnamenti di Paramahansa Yogananda. Il primo brano è tratto dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 25. Gesù racconta la parabola delle 10 vergini, 5 sagge e 5 stolte, che attendono l'arrivo dello sposo, la coscienza cristica. Le vergini sagge tengono acceso per tutta la notte l'olio delle loro lampade, simbolo della loro devozione. Le vergini stolte, invece, non hanno messo alcun olio nelle loro lampade. Sono come il devoto comune che segue gli atti del rituale, ma non mantiene acceso nel suo cuore l'ardente fuoco dell'amore. Quando la venuta dello sposo è annunciata, le vergini stolte comprendono il loro sbaglio e si precipitano a comprare l'olio. Durante la loro assenza, la coscienza cristica viene e abbraccia quelle che lo stavano aspettando con devozione. Le stolte, con la loro mediocre devozione, non vengono accettate da Cristo. Vegliate dunque, dice Gesù ai presenti, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il Figlio dell'uomo verrà. Nell'autobiografia di uno yogi, Paramahansa Yogananda descrive la coscienza delle vergini stolte che aveva incontrato nell'eremo Mahamandal a Benares, dove aveva vissuto da giovane. Ero felice che la mia nuova casa avesse un attico dove riuscivo a trascorrere le prime ore del mattino. I membri dell'ashram, che sapevano poco delle pratiche di meditazione, pensavano che dovessi dedicare tutto il mio tempo a mansioni organizzative. Il lavoro che svolgevo nel pomeriggio nell'ufficio riscosse le loro lodi. Non cercare di agguantare Dio così presto. Queste parole di scherno accompagnarono una delle mie partenze mattiniere verso l'attico. Più tardi, durante la meditazione, mi sentii sollevare quasi materialmente in una sfera infinita. Il tuo maestro arriva oggi. Una divina voce femminile veniva da ovunque e da nessun luogo. Questa superna esperienza fu lacerata da un urlo proveniente da un punto ben preciso. Era un giovane prete bramino di nome Habu, che mi stava chiamando dalla cucina al piano di sotto. Mukunda, basta con la meditazione! C'è bisogno di te per una commissione! Le parole della Madre Divina non erano state dette per il beneficio di quel bramino, la Vergine Stolta, ma per Mukunda, la Vergine Saggia. Questo era infatti il giorno in cui il suo guru, Sri Yukteswar, sarebbe venuto a lui. Non affliggerti, amico, se senti di essere stato stolto. Nessun errore è eterno. Un giorno, se manterrai accesa ora la tua lampada, arriverà la tua opportunità. Nella Bhagavad Gita, capitolo 6, Krishna promette a ogni devoto: Arjuna, nessuno che operi per la propria redenzione incontrerà mai un destino malvagio. Il fallimento spirituale, benché sia una profonda delusione, è sempre temporaneo. Le cosiddette fiamme eterne dell'inferno sono solo la proiezione dello spirito di vendetta della mente umana. Così, attraverso la Sacra Scrittura, Dio ha parlato all'umanità.
Voglio raccontarvi una storia di India che spiega molto bene il bisogno della devozione e del non dimenticare Dio. Voi che vivete qui avete sentito tante volte, ma lo racconto per il beneficio dei nuovi. C'è una storia di Dio che risiede nel cielo e lui ha un messaggero che si chiama Narada, e ogni tanto lo mando sulla terra per vedere come sta la gente, in particolare sui devoti. Così un giorno dice: Narada, vai e guarda un po' come stanno i miei, che fanno e come si comportano. E Narada va e cammina e incontra tante persone, alcune brave, alcune pie, alcune meno. E un giorno arriva in una giungla e vede un asceto che sta meditando con le gambe incrociate e lungo tempo, perché si vedeva già che le liane crescevano attraverso i suoi capelli, le unghie mezzo metro lunghezza e barba fino alla terra, e sta qui seduto calmo. E no, Dio diceva al a, no niente e dice dice a lo sveglio e dice: sono mandato da Dio per capire come stai. E lui dice: sto bene, bene. E dopo va via e già da pochi chilometri sente una urlata e un bestiamare e vede un giovanotto che cerca, e lui un pastore, e cerca di mettere i pali del recinto nella terra, e ci ha fatto i buchi, e cerca di mirare questi pali, ma è ubriacato. E dopo comincia e cerca e non trova mai il buco e dice: tu, Dio, tu sei un amico, tu mi lasci fare tutto a me, vieni aiutarmi, non puoi venire, è un piccolo lavoro per te che è onnipresente, non è una sfida. E Narada, avvicinandosi a lui, dice: ma è impossibile di parlare così con l'Onnipotente. E viene e dice: ma che stai facendo di chiamare Dio un falso amico? E lui dice: ma lui non viene, io lo penso ogni momento, ma non viene perché non mi tiene degno del suo aiuto. E sempre Narada è abbastanza scandalizzato e torna a Dio, e Dio dice: allora come stanno i miei? E lui ha detto: sì, alcuni stanno bene, alcuni meno. Ma ce l'ho incontrato nella giungla uno che è molto molto concentrato, un vero vero devoto, sta fermo e non fa niente, dedicandosi alla tua adorazione. E dopo ferma e Dio dice: ma non hai visto vicino di quello un giovane? E Narada ha detto: ma sai, Signore, mi dispiace. Sì, ma lui ha detto: no, raccontami. E dice: sì, c'era quel giovane che bestiama e ti ha chiamato un falso amico. E lui dice: io non capisco. Lui ha detto: sì, questo è un grande devoto mio. E lui ha detto: questo non capisco, Signore. E Dio dice: vai, torni alla terra e dici a tutti, a quelli due, che io vengo a trovarli quando ho finito il mio lavoro di mettere 1000 elefanti attraverso il grumo del ago. E allora Narada dice: sì, se dice così devo andare. E va e incontra ancora quello che sta sempre seduto e dice: sai, vengo dal Signore, da Dio.
e l'altro, quel vecchietto, dice: ma che dice? Quando viene? E lui ha detto: lui viene, ti saluta, ma viene quando ha finito il suo lavoro di mettere questi 1000 elefanti attraverso il lago. E lui si alza con fatica, togliendosi le ghirlande, le liane, e dice: questo è un buon Dio, questo lui, finché lui ha fatto questo lavoro, io sto per morire, adesso vado nel mondo e godo quel piccolo tempo che mi è rimasto, non credo, tutto falso. E Narda dice: mamma mia. E va a quell'altro, a quel giovanotto che ancora sta cercando di mettere questi pali, e sempre dicendo: quando vieni, tu amico, tu sei un amico, no, non mi viene. E quando vede Narada, dice: ah, che dice il Signore? E Narada dice: sai, e lui è sempre un pochino scettico della sua devozione, dice: sai, Dio ha detto che viene appena ha fatto quel lavoro delle 1000 elefanti. E il giovanotto comincia a danzare, a ballare, a gioire, e dice: ah, per lui che ha creato tutto e deve essere già finito con quel lavoro, perché per lui non è niente. E in quel momento Narada vedeva e che Dio danzava con quel giovane. Così questa è una grande, una bella storia che esemplifica quanto è importante che noi teniamo Dio nel nostro cuore. Noi dobbiamo fare quello che è bello, di meditare, di pregare, di fare anche le cose esteriori come servizi, ma la cosa importante e che in ogni cosa che non dimentichiamo Dio, perché il fallimento spirituale è questo. In poche parole, quando dimentichiamo Dio abbiamo fallito. Ma come dice nella Bhagavad Gita, anche il fallimento cosiddetto è solo una cosa temporanea. E noi dobbiamo cercare in ogni cosa. Cioè, quando noi ci svegliamo di mattina, delle volte ci sentiamo bene, delle volte un po' meno, dipende dalle cose, dalle circostanze della nostra vita, ma la cosa bella è di dire della mattina a Dio: Dio, ti ringrazio per questo giorno, ti ringrazio per questa vita, ti ringrazio per tutti i doni che tu ci dà. E aiutami a sentire la tua presenza e non farmi dimenticare di ringraziarti per tutti i doni. E noi, sai, noi prendiamo così tante cose come garantita nella nostra vita. Ci svegliamo, facciamo il tè, il caffè, qualsiasi cosa, e delle volte non pensiamo che questo è una cosa particolare. Perché se vediamo il mondo di oggi, ce ne siamo molto, molto, molto beati, molto fortunati di avere tutto quello che ci serve per mangiare. Abbiamo un tetto, quelli vicino non ce l'hanno più, ma noi ce l'abbiamo, e queste sono così tanti, tanti ragioni di ringraziare. E delle volte non vediamo, ma possiamo, pregando Dio della mattina al Maestro: fammi vedere le cose di essere, per quelli che posso essere grato. E ce ne sono così tanti. Sai, se vediamo nella natura adesso i belli colori, i tramonti, le albe, ieri sera c'era, non so se avete visto, la luna con la Venere, era un spettacolo bellissimo. E si può pensare: ah, sì, sì, è bello. Ma si può anche dire: Dio, tu hai creato questa bellezza, quanto bello devi essere tu, avere il potere di creare tutte queste cose. Io stavo la settimana scorsa, eravamo in Francoforte, e qui il traffico non è un granché, ma qui ho visto chi vive della città che prove ce l'ha davanti le code, chilometri. E stavo davanti un semaforo rosso,
E di solito uno si è un po' dispiaciuto, ma io cerco di abituarmi a questo, di anche per questo uno può, si può dire grazie Dio che mi hai dato quel momento di contemplarti, di ringraziarti per quel momento invece di dire oddio, devo. E ce ne sono così tante cose che ci tengono Dio nel cuore, perché come dicevo il pericolo grande, il veramente fallimento è di dimenticare Dio. E dobbiamo cercare in ogni attimo della nostra vita di essere grato. E noi qui abbiamo amici, abbiamo la famiglia spirituale, abbiamo gli amici, abbiamo i nostri, chi ha gli animali, i nostri animali che ci mostrano. Noi abbiamo due cani, uno che era veramente malmesso e dopo un mezz'anno adesso ha preso un po' di fiducia. È bello di vedere come con trattamento e con tanto amore tu puoi vincere anche una creatura, di farla fidare da nuovo nella vita. E così, così tante cose di essere grati. E mi è venuto, anche parlando dei cani, mi è venuto in mente il filosofo tedesco Schopenhauer, che di solito è considerato un pessimista, ma lui, e non sapevo, l'ho scoperto pochi anni fa, che lui, una cosa triste che diceva, il mio più bravo amico fedele è il mio barboncino, vuol dire che ha vissuto una vita non così gioiosa, ma ha detto anche la Bhagavad Gita per me nelle mie ore scure, la Bhagavad Gita è sempre stata la mia consolidazione più forte, e diceva anche, e sarà anche il mio consolo quando chiudo gli occhi per sempre. E questo, nella Bhagavad Gita ci sono così tante belle cose, riguardando la temporaneità del fallimento anche spirituale. C'è questa quel passaggio dove Krishna dice clinga, aggrappati a me, cerchi di sempre stare vicino a me, pensare a me, essere assorbito in me. E dopo dice, se non riesci a fare questo, prega a me, contempla a me. E se non riesci a fare questo, lui scende sempre con le sue aspettative e dice, se non fai questo, lavori per me, dammi servizi, dai da fare per il bene. E dice, se in questo, dopo scende ancora un po' per farci capire che è misericordia stessa. Dice, se tu non riesci a fare questo, e dammi il tuo fallimento. E questo è una cosa così bella, che esemplifica che noi non possiamo fallire. Se falliamo contemporaneamente, se includiamo Dio in quel fallimento, diciamo, tu mi hai creato, io non ho chiesto di essere creato, aiutami in quello che non riesco a fare, aiutami di amarti, aiutami di non dimenticarti. E così, sapendo questa verità che tanti, io credo che tutti noi abbiamo visto nella nostra vita, che Dio c'è e che è amore e misericordia, perdono, tutto questo, così noi non dobbiamo mai entrare in questa trappola di dire ho fallito. Si può dire ho fallito, non ancora sono riuscito a fare. E mi viene una storiella di Swami, quando qualcuno ha detto, riguardando di essere pulito, degno della presenza di Dio, diceva, tante persone pensano che devono
pulire la casa prima di invitare Dio. Ma la cosa giusta è di chiedere a Dio: Dio, guida tu la mia mano quando scopo la mia casa, che riesco a fare bello per la tua presenza, che rendimi degno. Lui ci tiene sempre degno, per lui non, noi siamo i suoi figli. E anche come nel figlio prodigo, nel Vangelo, lui veramente arriva al più basso che possibile e aveva dimenticato che aveva un padre che l'aveva dato, cioè l'eredità, e l'ha sprecato tutto nel modo più brutto che si può. E quando ha mangiato con i maiali, Dio ci ha mandato quel pensiero che il suo padre, e lui prima non voleva tornare alla casa del padre, dice: no, io non posso farmi vedere dai suoi occhi, perché l'ho tradito, l'ho fatto tutte le cose che non si deve fare. E alla fine ha detto: ma almeno il mio padre ha i servi, così posso essere il suo servo, almeno lui mi dà da mangiare, e così sto, anche se campo nella capanna e dormo con gli animali, meglio di morire di fame. E appena aveva deciso di andare, il padre è corso a incontrare e lui ha detto: io non sono degno di essere il tuo figlio. E lui l'ha dato i regali, ha detto: ammazzate il vitello più grasso, eccetera. E lui in quel modo ha detto: io avevo perso un figlio, adesso l'ho ritrovato. Così noi non dobbiamo mai, mai, mai pensare che siamo perso, anche se ci comportiamo delle volte come uno stupido, come un sciocco. Ma non è mai la nostra vera natura, come abbiamo sentito nella affermazione. Noi siamo creati nell'immagine di Dio, questo vesto del corpo, delle abitudini, delle nostre spalle, modi sbagliati di pensare, solo un vestito. Quando andiamo nella vasca di bagno lo togliamo, e così è solo un vestito che non è la nostra vera natura. E questa è la grande grazia di Dio, che è amore, compassione, perdono, e questo è il più grande regalo di quale dobbiamo ringraziare anche ogni giorno, perché ci dà il suo amore e ci ha creato. Nella nostra fine, che non è da evitare, dice Yogananda, noi più tardi o più presto dobbiamo realizzare Dio, e Dio ci dà tanti, tanti opportunità di avvicinarci, ci dà anche tantissime, nella dualità, tantissime opportunità di perderlo, di dimenticarlo, ma se invitiamo ogni giorno è sicuro che facciamo progresso, anche se sono piccoli passi. Ogni grande viaggio comincia con un passo piccolo, e così è la vita spirituale. Ogni giorno facciamo un passo avanti, delle volte facciamo due indietro, delle volte facciamo cinque avanti un giorno, e dobbiamo sempre chiedere a Dio: se io faccio indietro, dammi uno spinto di fare due avanti nel prossimo giorno. E voglio concludere con questo che abbiamo letto stamattina, perché chi non conosce la Bhagavad Gita è in un contesto dove Arjuna chiede a Krishna: Krishna, toglimi questo dubito che ce l'ho, quando fallisco, che cosa è il fallimento spirituale? E dopo Krishna dice: toglimi, tu sei l'unico che mi può togliere questo dubito grave. Lui chiama un dubito, è anche un dubito grave. E Krishna dice queste parole: ognuno che si impegna di trovare Dio, di studiare la vera natura dell'essere umano, non può mai
incontrare un fine male né in quel mondo né nell'altro mondo. E questo io capisco perché Schopenhauer era così contento di studiare la Bhagavad Gita, e una scrittura così bella, se non conoscete, compratevi, è pieno di consolidazione, pieno della verità, dell'amore divino, e con queste parole vi auguro un bel cammino.